E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Baldur's Gate 3. Continuiamo questo capitolo che ho già registrato, ma il gioco si è chiuso, quindi lo rifacciamo da zero. E siamo rimasti qui a entrando in quel portone, visto che siamo nel posto segreto del coglione che abbiamo nella nostra mente, il nostro Mind Flayer. A quanto pare giù ci sono botte, quindi prepariamoci a prenderle o darle, dipende un po' come gira. Allora, intanto prepariamo il nostro culo a evochiamo tutto quello che possiamo. Giustamente si è buggato il gioco, quindi riparte di nuovo tutte le cose, non so perché. E noi... No, non è questo. Vincola un altro... Non è questo, ma è... Scusate ragazzi che guardo se ce l'ho come abilità, perché se no niente. Esilio non ci serve. Arma spirituale ce l'hai, ma la usi dopo. Ok. Salviamo qua e ricominciamo a pestarci. Sono livello 11, quindi sono belli grossi, belli incazzati. Mi domando, ma se io volassi tipo lassù, è possibile? Tipo un pam. Sono su, non rompere il cazzo, gioco. Ma stai zitta. Da Lilith che porti dentro il prisma astrale. Sì. Chi ce l'hai? We know all about the Emperor and its dealings with you. Though I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Sì. Tell me, what did it offer you in exchange for your servitude? Cosa mi ha offerto in cambio la promessa di sconfiggere il cervello antico? And you would trust an Illithid to do such a thing? Sì. You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper. Ah, perché non hanno visto gli altri, chiaro. Dovresti sapere che non è l'unico occupante. E zitto. My dear child, I already know all there is to know. I will liberate you from your puppet master, Shamar Zala Blackith. Ragazzi, ragazzi, non siete qua, vero? Va bene. Vabbè, intanto puliamo. Dale duro. Quanto in là? Adesso mi vedi però. Eccoli lì. Perfetto. Ok, ci siamo tolti un portale. Non male. Accetto, accetto. Adesso ne vola un altro. Ah, lui deve morire. Guardiano della porta. Ahia, amica. Ok, siamo belli indietro, vero? Possiamo fare un po' di formaggino? Non vedo un cazzo. Posso adesso? Ai papà. No. Volare? Non posso volare fino là. Vai a merda. Vabbè, allora stai qua. Che cazzo te devo dire? Avvicinati un po'. Potevo usare l'arco. Effettivamente, quando sei imbecille come me, funziona così la cosa. Ecco. Hai bisogno di esiliarti, sarebbe, guarda. Ma è che per due turni non me ne faccio un cazzo. Tieni. Amico! Non tocca subito. No, blocca persone. Che coglioni con questa abilità di merda.
Non vedo un cazzo, ma ok. Su non puoi andare. Giustamente, amico mio. Ce la teniamo qua questa. Gli abbiamo tolto il portale. Attenzione, ok, sono in meno adesso. No, non toccarmi il compagno. Ah sì, se mi vuoi dire che pensi di attaccare anche? Ah no, ecco, infatti. Che cazzo vuol dire questa freccia di merda che hai? Ti smonto l'anima adesso, hai rotti i coglioni. Adesso te la faccio vedere io una figata. Sai? Qua, subito. Hai appena fatto un fallimento con un 90%, quello che mi stai dicendo? Non lo puoi sbagliare due volte, una roba del genere. Fatti. Arrivo, eh. Ciao ragazzi, buongiorno. Ah, ti sei spostato, eh. Aia. Vieni, vieni. Sarebbe un attacco d'opportunità? Potrebbe esserlo, tieni. Stronza. Vale. Ragazzi, poi? Ascolta, ci arrivi? Ovviamente no. Ma chi è che mi sta facendo questa? Bersaglio troppo lontano. Ovvio. Dai, basta. Quanto dura sta roba? Morirò anche, vedrai. Sì? Ai papà, e adesso? Ci arriverà mai? Vediamo. Questo è piccolino. Muori in silenzio. Vale, ma sì, tanto. Non posso muovermi. Tanto. Me ne vado. Mi ha rotto il cazzo. Posso muovermi, oh? Mi ucciderà. Sì, sì, mi ammazza. Ve lo dico io che mi ammazza. Da sto volando. Come fai a farmi un attacco d'opportunità? Certo che supera la concentrazione. Ci mancherebbe altro che no. Vale. Tu stai lì a giocare, eh. No, ti ho detto. Posto? Grazie.
Vengo lì, sai. Me lo spieghi. Adesso me lo rispieghi, che non ho capito l'ultima volta, eh. Non ho capito benissimo. Ripeti, ripeti. Non avevo capito. Maledetta. Sì, gioca, tu gioca con lui. Dopo arriviamo, a spiegarti un paio di cose. Posso? Attacco d'opportunità non c'è qua. Mai. Ascolta, hai rotto i coglioni. Sai? E gli... La concentrazione, ma non se la toglie mai, è impossibile a togliergliela comunque. Concentrazione in... Non può. T'ho detto di no. Capirai cosa vuol dire di no. Allora. Aspetta che te lo spiego anch'io. Magari così è più chiaro. Hai rotto il cazzo. Anche tu hai rotto il cazzo. Sì, sì, fai quello che vuoi. Preoccupare. Per te. Al tavolo fai 80, giustamente. Sì. No, forse è meglio se curi, sai, amica. E qua siamo messi male. Ma puoi fare questo se vuoi. Questo va benissimo. E vabbè. Oh, tocca a me finalmente. Cazzo, anzi. Colpisce il grifo e mette una folata di vento che lo spinge via. No. Danneggia ogni creatura che entro gittata. Questo. Ah no. Dov'è l'altro? Tom. Siamo confusi, mi han detto. Arrivo lì. Te la tolgo io la confusione, non ti preoccupare. Te la tolgo a schiaffi. Vuoi anche questo? Perché no? Tieni. Pesta, pesta, non ti preoccupare. Sei solo morta. Beh, è ora di assaltarla. Oh no, ragazzi. Tutto il cazzo finora. Mi stai dicendo veramente che da qua non riesci a far nulla? Sì. Allora. E sempre zero? Non ho capito. Vai qua, Poldo, per favore. E lancia quel tridente. E uccidila. Speriamo di sì, perché ci ha pestato come un fabbro comunque. Eppa. Questo è per lei. Fai silenzio, eh. Chiavi d'argento, un secondo. Stiamo lootando ancora qua. Basta, non voglio vedere gli tutorial, ho già capito. Beh, tu dammela intanto. Qualcun altro. Basta. Da mettere a tacere. Chi? E tu. Vai a casa. È stato bello, vattene. Vattene. Grazie. No time to rest.
Forziere. Chiusa chiave? No. Sì. No. Sì. Vediamo che cosa abbiamo trovato. È importante? Non voglio. Non sembra. Merda che non vogliamo. I soldini li vogliamo. No, la salsiccetta. C'è un forziere da qualche parte? Cosa mi dà sta chiave? Biglietto sullo scudo di Sylvan. Okay. What path lies before me? Diamo un'occhiata, ragazzi, giusto da capire. Opportunità di investimento. Dove? Aha. Un biglietto per tutti i membri. Ho letto corrispondenza per Patriar. Chi è Patriar? Cavaliere dello scudo. Maestro Yoru. Cronaca dell'operazione Sinever Winter. Non Gale. Perché Gale? Vai via. Ma la chiave perché? Cosa nascondete qui? C'è un forziere da qualche parte? Perché mi darebbero una chiave se non c'è con cosa? Magari la prossima stanza c'è un forziere, eh? Allora, partiamo un secondo a fare questo. E quelle scarpine diventano queste scarpine. Tu stai zitto. Cosa fa? Mano magica invece di... No. Va bene così. Qua? Cosa c'è? Libri, leggiamoli, non si sa mai, ma... Luta, luta, luta. Gold, questo, l'arma te la puoi tenere. Pane, me lo rubo. Don't waste a step. C'è la statua, dice. Vediamo, è questa? Stai zitto che devo leggere. Imperatore, ora cerca nella stanza. C'è una statua che nasconde un passaggio, ti mostrerà tutto. La statua è questa. Anche questa. No, ma è questa per forza. Vai dietro. Cosa? Cos'è curioso? Ma non vedo cosa si sta illuminando. Ragazzi, cosa si sta illuminando? Cosa si è illuminato? È chiaramente questa, ma... Ma si è illuminato? Cosa? Affanculo. Sembra curioso. Tu, cosa? Sì, sì. C'hai un cazzo, non c'hai. Conchiglia unica. Cos'hai qua? Beh, ti fotto tutto, va bene? Sono come faccio a essere ingombrato di già? Che cazzo è successo? No, ma perché no? Non giocare con la bottiglia, Poldo. Che altro c'è?
Ritratto. Ma la chiave? Quello è un libricino. Dice qualcosa? Ci interessa? Niente. Che altro ho visto? Una spada, no? Spada dell'imperatore, vediamo. Cos'è? Il mio primo acquisto da avventuriero. Infliggi 1 di 4 extra con quest'arma ai mutaforma e alle creature sotto metamorfosi. Che schifo di spada, no? Grazie. Grazie, sai. Sei un po' sprecato, eh. Basta. Ricetta per la zucca. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When quando ancora like that. Che altro c'hai, brother? Urna cerebrale vuota. Peccato. Curare un attimo perché mi hanno suonato come un tamburo. Zaino, ho letto zaino. Zaino, c'è un cazzo. Ah, scusatemi. Dove siamo? Città bassa? Fogne della città bassa. Forziere di legno. Ehi. No, you can't be here. It's not safe. She has my scent. Ma chi è? Ma non sei Alcin. Do not stop until you feel sunlight and fresh air. Ma tu non sei Alcin. Appare da chi? Orin. Orin the Red. Sei tu. She tormented me with blades and hot irons. I resisted. But then she sta mentendo, dai, lei. Drink foul brew. The rabbit cursed blood of all manner of beasts. I lost control. I felt the bear take over. Mm. Blood crazed. And she forced me into a cage. Along with with children taken from the streets. Però I was powerless to stop myself. Their screams. Her laughter. It's all I can hear. I do not deserve to see the sun again. Che passa? No, non è lui, dai, non può essere lui. Mi sta mentendo, non She's è lui. Too strong. You have to turn around. Go. Let me buy you some time. She's coming for you. No, dai, è strana sta roba. E non ti lascio indietro, ti porto con... No, no, no. L'affronteremo insieme? O ti porto con me? No, no. Affronteremo insieme. Lo so che eri tu, ma era troppo ovvia la cosa. Ma il gioco non me lo fa capire, ma... effettivamente. Look at it. Crawling and sniffing and rooting around in the filth. Piccolo porcellino, sì. Is it my netherstone you seek? Sì. Little piggy? Sì. Hush, hush. Orin will take care of you. And your little pet. Scusa? Tienitelo pure. Annoierà te con quel chiacchieraccio d'ora in avanti.
Cosa hai fatto di Alsin? No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. Come? I will not slice. His kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Something new. Sticky, sweet, and delicious. He wants you. Come? Provaci a incontrare il tuo dio prima di quanto credi. Kethric's killer. Hai trasformato la madre di cadavere in una carogna. Già. Oh, but he was a dull kill. No blood to spill, no guts to rip. A desiccated husk, all dust and hollow. You must be sharpened before you set your edge against my skin. No, non ti preoccupare, che ce la facciamo, non abbiamo paura di niente. Aha. Esatto. No, no, not here, not now. The tyrant must fall first. Come? Ah. I had an arrangement with Lord Gortash, but he whinges and wails over the crown, wanting to command it alone. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath, never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the Netherstone from his corpse and bring it to my temple. We slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is Baal's. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always. Accetta il rabbà dei miei assassini. Spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. Il premio per il vincitore del gemme nero è la possibilità di controllare la corona. And the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. E la vita di un membro del tuo gruppo potrebbe andare però così come la tua. As might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Che figata. Quindi pugnare alle spalle, pugnare sui alleati a quanto... Affare fatto, io ucciderò Corte e tu lascerai vivere Alsin. Allora potremo combattere per l'ultima gemma dentarese. Mi sembra, mi piace come scherzo. Uno contro uno, uno contro uno, dai, uno vi uno, dai. Ci sta. Non mi fido, ma ci sta. Seek their cradle in the lower city. Cerca la loro culla nella città bassa e infilza il loro cranio. Ah, giusto. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen, listen close, bone killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. Emma. That is Baal's offer. He will not make another. Ma quindi si è obiettivamente fottuto. Cioè, Alsin ce l'ha veramente lei, è quello che mi state dicendo dal mondo, quindi, no? Allora.
Nessuno ha nulla da dire? Tranqui così? Oddio. Un altro zaino. Cioè, quindi lei c'ha Alsing adesso, c'ha tolto un compagno. Che non abbiamo con noi per fortuna, quindi non ci pesa. Allora. Sì. Salvarle. Orin ha rapito Alsing, ci ha detto che lo liberasse, uccidiamo Gortash. Onesto. Ma cosa vuol dire che non posso entrare di qua? Ma a prescindere non posso entrare di qua. Tossiche. Ah, ok, quindi il tempio di Bale qua dentro, presumo. Zitto. Ok. Bene. Che dire? Usciamo da qua, direi, no? Torniamo a piedi come i poveri o ci teletrasportiamo? Sto pensando, eh. Torniamo a piedi, va. Tanto è subito qua. Tanto è subito qua, ragazzi. Dobbiamo solo tornare a vedere che missione fare, perché mi sembra che la prossima missione potrebbe essere tranquillamente ora di disattivare o le torrette. Ma io direi che ci vediamo abbastanza. Facciamo il 10 mentre arriviamo là. Potrebbe essere ora della spada di Baldurhan, effettivamente. Pochi scherzi. Potrebbe essere ora di Baldurhan, obiettivamente. Non in questo episodio, giustamente, perché... Ah, direi che andiamo a salvare Figaro, che, se ricordo bene, eravamo... lì per salvare lui, ma il suo assassino in teoria adesso non dovrebbe rompere il cazzo. Giusto? Raggiungi il palazzo, trova il palazzo. Bersaglio Cora, ma come? Alexander. Nesha. Dare la caccia all'assassino è da Figaro. Ok, c'è andare da Figaro, poco da fare. Figaro e non andiamo tanto avanti perché... Spero di essere giusto. Ah, adesso sì. Wob. Ciao. Oh, stai calmo. Ragazzi. Sì, ok. Figaro, sei qua. Ecco. È Figaro? Mi sa... Oddio. Ictus. Sì, 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 c'è il maledetto qua, è sempre lui. Razors, scissors, nail files. So many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? Sadico di merda. We are celebrating, Master Figaro. You have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord. But e io non fermo. Oh. We shall Holdo, bloccalo. Holdo, blocca. Blocca tutto. Resta nelle ombre mentre il nano è distratto. Ok, vai. Base la prova, cuore scuro a prova. Il mio signore mi sta mettendo alla prova. Se sì, vedrai con le sberle che volano. E' questo che vuole? Epa. Ah, viene diretto così. Ok.
Mi piace che tu sia diretto per dritto. Perfetto. Bravo, bravo, figlio. Bravo, Dolor. È proprio quello che ti... dove vai? Amico? Che? Ah, ecco, sono mutaforma. Oh. Ma perché stanno uccidendo le persone? E Poldo, forse è il caso che noi andiamo qua. Sì, sì, decisamente. Lo faccio di quinto, cosa succede? No. Mi serve un attacco un po' più cattivo. Dov'è quello della... riscaldare il metallo, la frusta, intralciare, ma in realtà sai che lanciandolo già dovresti dare abbastanza fastidio, svantaggio. Il percorso è interrotto, ce l'ho davanti ma è interrotto il percorso. Ma svantaggio, svantaggio e svantaggio. Posto? Ciotta, vai dentro, hai rotto il cazzo, Poldo. E l'attacco d'opportunità dove è finito? Scusami che mi sei passato di fianco. Come al solito. Non c'è. Giusto? Un altro che mi passa di fianco e non ce l'ha. Quanta pazienza, ragazzi. Svantaggio, dici? Dicevi? Maledetto. Prendi questo che mi è caduto prima. E anche tu. Svantaggio addirittura. Come svantaggio? Ma perché svantaggio? Dobbiamo trovare l'altro porcello però. Berdardo tracciante per te. Eccolo, è apparso. E poi? Che cazzo stai facendo? E la lasci stare o... Non gli hai fatto un cazzo, Poldo, te lo dico, ma... Minchia. Che danni che facciamo. E ragazzi, vale. Ai papà, vieni con un secondo. Non sono più accecato adesso, sai. Vuoi questa? No, no, tu sai cos'è che vuoi. Lo so io cosa vuoi. Poi voglia di uno smite. Così. Ne vuoi un altro ma elettrico? Perché no? Se c'hai la faccia di uno che ha fame, tieni. Ti passa la fame subito. Sai che basta che... Andato. Vieni qua. Dai però. Attacco d'opportunità. Dove appena sei passato su per il culo. Ho visto. Va bene, sai. Troppo lontano da lanciare. Permesso.
Menomato? Cazzo fai? Vabbè, guarda, se mi prendevi con l'arco da lì, disinstallavo il gioco. Dai. Movimento, come un movimento non sufficiente. Ma Ali. Come? Ferite aperte. Sì. Allora, devi morire. In silenzio. I don't know who you are, but I'm glad you were there. Prego, prego. If it had been the dwarf alone, we might have stood a chance. But these doppelgangers, they swarmed us. We were paralyzed before we even had the chance to fight. Sono forti, sono forti. Stanno seguendo i suoi progressi. Pare che sia un astro nascente tra. Scusami, tu chi sei? Meno male che era a salvarti allora. A rising star, you say? Sì. And there's more of these nutters running around. I thought as much. Sì, sì. Devella Fountainhead, constable of the Flaming Fist. I've been investigating the recent spate of murders across the city. I was on my way to the upper city when I heard a commotion. I stepped in to see if I could help. Sarebbe andata male per me. It's not every day you have the chance to catch a killer in action. Not even in this profession. Now, if you don't mind, I need to draft a report to my superiors before I forget it all. But don't worry. I'll be sure to put in a good word for you. Vabbè, ci mancherebbe altro, sai. Raccontami quello che sai. Sei in debito con me, ti ho appena salvato la vita. Ma sì, raccontami quello che sai, non rompere il cazzo. Alright. Parla. Fine. The killers paralyze their victims, take their hands as an offering for Baal, and make it look like the cult of the Absolute was behind it all. You've seen those gruesome dioramas that have been springing up, right? Mm-hmm. Corpses posed like unholy paintings, blood everywhere. There's no way in the hells that those scenes and these murders aren't connected. And I think I know what the connection is. He ruled the Iron Throne. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. Trono di ferro, dove sono i gondiani. Seeking to become a god himself. Under his stewardship, the Baal temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Giusto. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Cheonthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. Amica, guarda che c'è ancora. Cult is back, and someone is out there, continuing Saravok's work. Cosa ti fa pensare che non si tratti di Saravok in persona? I've not ruled out the possibility that it is Saravok himself. The brutality of the killings is certainly reminiscent of his work. But there's something more here. Something new. There's a reverence to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerun couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. Certo. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. Giustamente. They told me to drop it.
Told me the city doesn't need another conspiracy theorist, and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. Mula, giustamente. But you're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. Già fatto. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. Sì, sì, sì. E farò del mio meglio. You really are a godsend. Mi... Ti è tagliata la conversazione? Perché? Tante domande, poche risposte. Ti è tagliata la conversazione, eh? Dove è andata la maledetta? Let's have a look. È finita. Figaro frega un cazzo dirmi grazie. Non ho capito. I must say, I'm damn lucky you showed up when you did. Can you believe what that monster was doing? Tagliati la gola. Purtroppo sì, gli sto dando la caccia da un bel po' di tempo. Truly? Then you're made of sterner stuff than I, friend. I'll confess, it terrified me greatly. Can you imagine dressing entirely in red? No, tutti vestivano di nero e andavi sottoterra, amico, sappilo, ma... You forever have my humblest gratitude and a most generous discount on my wares. Wow, pagami. Facciamo prima. E mi fa piacere averti di buon umore, Figaro. In the face of such horror, I don't see that I have much choice. Now, how may I help you today? Cosa offri? I said the best you'll find in Baldur's Gate. Certainly better. Fammi than vedere cosa very good, sir. Ok. Sì, è inutile sei stato, ma va bene così. Forziere. Mi pago io da solo, va bene, non ti preoccupare, prendo io il debito, eh. E Dolor ci avrà qualcosa in tasca di importante. Pagina strappata e insanguinata. Scarpe, porta dimensionale. Oh no, dai qua. E dammi tutto. Adesso vediamo che cosa... Ragazzi, per favore. Allora. Indagare gli omicidi. Abbiamo trovato un biglietto nelle tasche del Signor Dolor che lo istruiva a allentare le lapidi di Khan con una parola d'ordine. Sembra che il culto Balita possa trovarsi lì. Abbiamo preso i perversi trofei dal Signor Dolore, le mani delle sue vittime. Possiamo usarla per accedere al tribunale dell'omicidio al di sotto della... Per scoprire che... Sì, ma non vogliamo. Giusto? Perché se no... L'altra ci incula. Perché gli abbiamo tipo promesso di non farlo. Siamo a livello 9. Come? No, siamo a livello 10. Ok, livello 10 è importante obiettivamente. Allora ragazzi, facciamo così, 20 minuti abbiamo salvato Figaro. Vi dirò di più, facciamo un giretto per avvicinarci, sblocchiamo un po' di teleport in questo momento qua, poi lascio qua il video e nel prossimo video mi troverete con i personaggi già a livello al 10, visto che devo solo farlo ma non vi faccio perdere tempo qua. E nel prossimo video, visto che siamo al 10, potrebbe essere ora di andare a prenderci la spada di Balduran. E allo stesso tempo farci... E nel prossimo ancora i Gondiani, visto che c'è un teleport qua in fondo con i Gondiani, ce l'andiamo a prendere subito. Perché questa, per chi ha visto l'altro video che c'è su nel canale, che è la guida di come affrontare i Gondiani, come salvare i Gondiani, è qui dentro la fonderia. Quindi il teleport, se non sbaglio, là in fondo c'è anche volo in mezzo alla merda. Spero di no, perché adesso non ci voglio di fightare, quindi lo ignorerei in un caso ipotetico. Volo? Sei lì acchiappato come un pirla o... Mi sa di sì. Sa di sì. Vedo la sedia ma non vedo lui, quindi...
No, facciamo una cosa, ragazzi. Qua dentro ci sono i 6 cosi di Mind Flayer che li prendiamo nel prossimo, prossimo episodio. Salviamo qua veloce. Vediamo se riusciamo a salvarlo senza alzare le mani. Se è così, lo facciamo. E se no, carico partita e lo lasciamo prima e lo salviamo nel prossimo episodio. Hai avvenato i cuori e le menti di buoni gestione. Tatuaggi ne hai, sì. Your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen. Sei un merda, ti stanno dicendo che sei un merda. See what you really are. Fearmonger. Here, here. Minchia. Attention seeker. Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. Come se quest'uomo è infetto. Ma è Volo, sai chi è? Today, ragazzi, we rid ourselves of this. Don't just stand there. I suppose we should aid him. Though I'd hate to miss the show. Ma ragazzi, Volo ha fatto un animale, tu invece servi l'assoluta. Di chi mi ha accusato quest'uomo? Se consapevole dove sono le prove, dove è il processo questo. Vai avanti allora. No, aspetta. Uccideresti un uomo consapevole di aver inventato. What's this? Another mind? Well, we. Che fai? No! Mamma, che coglioni! È morto qualcosa? Di chi è il... Ragazzi, di chi è il... Ma... Niente, bisogna alzare le mani. Vabbè, alziamole. Che dire? Cerchiamo di salvare Volo. Basta. Quando tocca a me... Tocca a me, tocca adesso. Dovrei avere passo velato. Ah, non ce l'ho. Facciamo così. Vai qua. Passo velato qui. Lo salvi. Ti sposti. Passi turno. Fai, fai. Anche te voglio dire un pericolo. Ma sì, ne ho anche per te. Vieni qua. Cosa vuoi tu? Cosa fai? Che cazzo fai? L'attacco d'opportunità di nuovo non c'è. Vattene. Perfetto. Olè. Gale. E se non mi fai vedere l'area ad effetto è un po' dura, però, sai. Mi piace, onesto. Onesto. Sì, mi è piaciuta. Perché tu sei messa così male? Non dovresti avere così poca vita. Che cazzo ti è successo? No, muro di fuoco, dov'è? È finito. Chiaro. Ah, certo, non c'ho più la spell. Vabbè, allora evoca questa, va. Qua il tridente. Qua. Forse è il caso che ci curiamo di quarto a te stessa. Perfetto.
tridente vuole te. Aia. Aia. Cam, corri poco nel ghiaccio, eh. E state rompendo il cazzo, eh? Non sei fuori dal fuoco, ma ok. Lancia... No, no, questo no. Lancia il tridente, grazie. Qui. Come Thor. Oh. Ci avviciniamo. Non reagire, che tanto. Non reagire. Tocca a me. Sì. Sì, mi hai convinto. Tieni. Tu vai via. Cioè. Ascoltami. Gli attacchi d'opportunità però ve li state un po' passando per il culo. Cazzo fai? Fulmine. Svantaggio. Perché svantaggio? Svantaggio mi dà. No. Imbecille. E tocca a lei. Può scoppiare tranquillamente perché volo è salvato. Solo per romperti i coglioni. Sì, eh. Dov'hai? Stanno da volo, vero? L'arco puoi usarlo? L'arco? Sì. Volo, tela. Mettiti in mezzo alla gente. Dov'è il porco? Questo. Dov'è? Ce n'è uno vivo qua? Ce n'è uno vivo, sì. L'avevo neanche visto, ma l'ho già dimenticato di lui. Basta adesso. No, stai zitto. Non era previsto questo combattimento. Ormai però l'abbiamo fatto. Oh, che fai? Ah, mi dicono su adesso. Prendo tutto. Parliamo con Volo. Dov'è Volo? Volo? Vediamo che cazzo ci dice. Poi lasciamo qua l'episodio. Oh, coglione. I suppose... Thanks are in order. Again? Già.
What's an heroic story without a little risking of one's neck? Ti ricordo con occhio di vetro per colpa tua, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. Per niente psicopatico il discorso. But not here. Too many eyes. Incontriamoci al tuo accampamento. Meet me at your camp. Ok. Tranqui. Bene, lootato. Lootiamoli un po', vediamo se qualcuno ha qualche denarino in tasca, che tipo questo. Questo fa sempre comodo. Lootami anche lui, va che... Ah, ma è un cosetto di Mindflyer. E qualche goldino. Ok ragazzi, quindi direi che per oggi lo lasciamo qui. A sto punto vi direi che prossimo episodio potremo farci perfettamente i gondiani. Perché no? Quindi prossimo episodio si livella. E a sto punto salviamo i gondiani, così ci prendiamo l'arco più forte del gioco. E la balestra anche. E così disattiviamo tutte le sentinelle di merda che ci sono in giro. Quindi per oggi è tutto ragazzi, vi dedico un pura vita. Un bacione e ci vediamo in un prossimo capitolo di Baldur's Gate 3. Ciao ciao!